sei sicura di tutto questo? Perché io non so per niente convinto. Vedi Marco, ma per niente. Lo so, però ora te lo spiego un'ultima volta. La situazione in Italia è la seguente. Adesso lasciamo perdere gli studi fatti fino alla terza media e stendiamo proprio un velo pietoso su come si arrivi alle superiori. Non tanto per la preparazione scolastica, ma quanto per la preparazione mentale. Ma insomma, ammettiamo che uno bene o male ci arrivi. Adesso giunge il momento di scegliere la scuola che meglio ti preparerà ad essere un ottimo disoccupato, Marco, perché questi sono i dati. Che so io? Ah, domani voglio diventare un ottimo medico disoccupato, allora devi scegliere medicina. Piuttosto, io sono un tipo brillante, estroverso, mi piace il mondo dello spettacolo. Che problemi c'è? Fai il dance, segui una di queste scuole di teatro e recitazione a Roma e ti prepari ad essere un ottimo attore, non protagonista, dallo slogan meglio un cane attore che un attore cane, insomma, per poi farti soffiare la parte dal primo attore che arriva, che niente ha dato al mondo dello spettacolo, ma tanto ha preso. Boh. Lo sai che quasi quasi mi ha convinto? Ti ho convinto sì, non funziona proprio niente in Italia, cioè fin quando l'igienista dentale a entrare in regione, sì, magari se è rifatta tutta belloccia, la gente a bocca aperta ce la lascia, però sì, così, però non funziona propriamente così, cioè se devono tirare la cinghia tutti, ricchi e poveri, ma poi alla fine i poveri devono pagare un ticket di 10 euro anche se completamente esenti per reddito età. E i ricchi si aumentano di 8.000 euro lo stipendio mensile, capisci che alla fine della fiera stiamo sempre a giocare a golf. Solo che le mazze e le palle le mettono loro, ma il buco di chi è? È nostro. Quindi basta, lasciamo questo paese vecchio come il vino che lo rappresenta, andiamo fuori, frequentiamo un'altra università all'estero, diventiamo padroni di più lingue. Basta pasta asciutta, pizza a mandolino, panettone e vin santo, basta. Guardiamo, apriamo la mente, ma lo dobbiamo fare adesso da giovani, perché se lo facciamo da vecchi, sì, i cervelli fuggono, ma le teste di cavolo rimangono a morire, Marco. Cioè, e dove si va? Guarda, guarda, c'ho due biglietti per il Canada. Andiamo e facciamo parlare di noi, facciamo vedere a questo paese chi siamo. Si va? Si parte? Andiamo, andiamo. Si va? Quando? Subito, andiamo. Partiamo. Oh, strong. Va bene. No, no.